Facciamo adesso, sempre dal pittore volante, il pezzo che si intitola Le anime. È la storia di un uomo che ritorna a casa e nella sua vecchia strada, e dalle porte delle vecchie case si affacciavano i proprietari ormai morti delle case. E così come per gioco, un macabro gioco, dalle porte delle case si affacciavano o solo presenziavano quelle anime, i vecchi abitanti di quelle porte. Zoppicando con mano rattrappita, portava l'acqua dalla fonte a casa. Dove spariva nel buio del portone, maleodorante di urine di vecchi ubriachi, mentre fuori accecava il sole, a cui non era dato di oltrepassare il limite della cupa ombra. E poco più in là sulla porta c'era quella donna di cui non saprei il nome, ma la ricordo giovane, bella, vedova e vogliosa, in quella stanza dove entrai bambino con te la tenda che divideva il letto dal resto della casa.
Stiamo preparando un album nuovo, quindi quest'inverno uscirà un pezzo di inediti, un album di inediti, e spero che piaccia, andremo avanti su questa linea. Senti, detto fra me e te, pesti ancora come andannato su quei tamburi? Ma no, 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 no. Devo dire che ho risentito proprio l'energia dei vecchi New Trolls stasera. È davvero fantastici. Maurizio, allora avete chiuso con questo pezzo che è uno dei pezzi, diciamo, storici, sì, del prog italiano e in generale proprio della musica italiana di quegli anni. Che effetto fa suonarlo così tanti anni dopo? Possiamo chiamarlo un classico? Possiamo chiamarlo un classico, l'effetto che fa è che mi trovo con 40 anni di più. Questo è il tuo effetto. È terrificante. Allora, qui c'è un effetto molto personale, allora... No, io per me non ho mai smesso di suonarlo, quindi va bene così, cioè. Senti, voi siete passati attraverso... Io ho amato molto una band inglese che si chiamava Traffic, che credo tutti quanti voi conoscete, che era notoria per il fatto che non si sapeva mai cosa succedeva 6 mesi dopo, perché si mettevano insieme, si scioglievano, si mollavano, si ripigliavano, eccetera, eccetera. Questa situazione, anche noi siamo passati a qualche... sezione che ci siamo sciolti, poi rimessi insieme. Ma che eravate, teste calde? Qual era il problema? Diciamo che siamo teste calde. No, o era un problema tipicamente genovese, insomma, cioè Belin lo conosco bene, il problema genovese. Come i matrimoni dopo tanti anni, è inutile, una minestra riscaldata non va bene, cioè tornare insieme dopo tanti anni con ognuno i propri problemi, due manie, non le condividiamo più, quindi è meglio star separati. Tra l'altro con lui sono 40 anni dopo che ci siamo ritrovati e devo dire che con lui è tutto nuovo, perché non me l'ha rotto per 40 anni. Quindi... Certo. È arrivato adesso, c'è almeno un paio d'anni di franchigia prima di cominciare. Senti, dai, l'epoca dei festival rock, l'epoca voi avete fatto sicuramente tutto quello che c'era in quel periodo, com'erano? Io ho un aneddoto di Bat quando sono stati su a Londra nel 69-70. Che arrivavamo ed era un posto, diciamo, più grande di questo, immerso di gente, stese, e c'era al di sopra delle persone una nube tutta di fumo, no? Per attraversarla sono arrivato lì, solo che oltre lì sono andato oltre perché io mi sono aperto, non lo so, mi sono dovuto cercare, andando là l'ho fumata tutta io, chissà che nuvola era. Allora, va bene, voi siete quindi di nuovo in pista, avete un po' di repertorio, molto repertorio da questo UT proprio, che è diventato poi anche il nome del vostro gruppo. Allora, il repertorio prende spunto dal Concerto Grosso fino, diciamo, al 74. Ci sono, la produzione di discografica del New Trolls in quel tempo è stata di ben 5 LP nell'arco di 2 anni. Erano tempi in cui i dischi si sfornavano come uova, Si sfornavano come uova, c'era un fatto, allora c'era la gioventù, l'entusiasmo, che peraltro quello è rimasto, devo dirvelo, c'era il mercato che aveva una... e poi c'era comunque il fatto che io spero, francamente, ritorni insito in tutte le persone la voglia di risuonare dal vivo. Se questo succederà, allora sarà tanto bene per tutti, perché daremo anche del lavoro tanti talenti che rimangono. Bene, anche questo è un discorso da ricordare. Senti, tu c'hai un autografo da fare lì a bordo palco, quindi organizzati tu, perché sono arrivati con magliette da autografare e tutto il resto. Senti Gianni, Maurizio, grazie di aver portato grande musica questa sera sul palco. Posso farti i complimenti? Tu sei rimasto uguale 40 anni fa. No, ti devo dire sincera verità, no, se vai a vedere foto non sono più uguale.
ma insomma ci dice ma lo spirito sì, istruita sulla musica, sono pochi ad esserlo, sono uno che l'ama la musica, soprattutto che ascolta veramente di tutto, come ascoltavo in quegli anni, ancora adesso, anzi ancora di più adesso ascolto tutto. Grazie da parte dei Neutrons, Put, l'anima progressive dei Neutrons. Di bronzo. Io fin da bambino ho sempre detestato le feste comandate e le celebrazioni, però non posso fare a meno di ricordare, di notare che proprio in questi giorni cade l'anniversario di quell'evento, per cui ho preparato alcuni regali che darò ad alcuni amanti ballerini che dopo verranno a cercarmi e mi riveleranno quali sono il primo e l'ultimo verso dell'intero
testo di Is. Sono due versi simili, composti entrambi da due piccoline, piccoline paroline. Don't you cry anymore, can't you see? Listen to the breeze, whisper to me please. Don't send me to the path of nevermore. Oh, oh, oh. Even the valleys below, when the rays of the sun were so warm and tender, I haven't anything to grow. Shut up!
gioia di vivere in un mondo, gioia di vivere, gioia, 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 gioia. Fuia di suo paese, fuia di suo paese. Grazie. Thank you.
Fulvio Chirico.